Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Su questo canale nessuno ha mai imposto le cose. Su questo canale io ho sempre cercato di dire le mie, la mia, e quando ho affermato che un'opera è oggettivamente o storicamente migliore di un'altra è perché mi baso su quello che è la storia dell'arte X, perché ogni singola arte si basa su delle opere che hanno permesso a tale arte di diventare quella che è, che si è evoluta nel tempo. Quindi se ci sono stati degli autori che sono stati copiati, che sono stati presi come spunto per fare altre cose, ecco, quegli autori sono fondamentali e importanti per l'arte X. Quindi, se io dico che oggettivamente il Martin Mystère che esce oggi è peggio di quello che c'era prima, è perché quello di Castelli nei suoi anni è stato fondamentale. Quello che esce adesso è una copia fatta male che non è fondamentale, quindi quello che leggiamo non sarà mai preso di ispirazione per altri, perché già c'è. Stesso discorso per lo Zago di Novetta Ferri, ma se vogliamo fare un discorso generalista dell'arte in sé, lo possiamo fare anche su Jack Kirby, che molti non sanno che Jack Kirby è stato l'ispiratore principale di tutti gli artisti Marvel e DC. Tutti i disegnatori, artisti Marvel e DC hanno preso anche senza saperlo da Kirby, perché ci sono degli artisti che hanno copiato altri artisti, che quegli artisti però si sono ispirati a Jack Kirby. Questa è una verità che non è che io impongo, è la storia che ve lo impone. Se voi non l'accettate e volete cambiare il corso della storia, non funziona così. Voi, se siete tanto, dite che io impongo le cose, e non è che lo impongo io, è la storia dell'arte. Se Frank Miller è importante e imprescindibile, lo è, non perché lo dice Faber, perché i fumetti che leggete oggi sono presi da lì, anche da Miller, anche da Alan Moore. Quindi è inutile che si dice questa cosa. Io, quando faccio dei discorsi a volte un po' duri, e per far capire che è così, perché il Superman di Jerry Siegel e Josh Shuster è quello più importante mai fatto, perché è la base del personaggio sulla quale oggi gli artisti si basano sempre. Quindi qua non si impone niente, qua si porta la verità storica, artistica, che se voi la volete cambiare e non ve sta bene che è così, il male siete voi, perché è come dire a me piace la musica italiana ma schifo Mogol e Battisti, è lo stesso identico discorso, e chi lo fa va contro quell'arte. Su questo canale non si impone niente, ci si basa sulla verità assoluta, e dire che Alan Moore non è un maestro vuol dire essere delle capre, ma non è una... non lo dico per denigrare, perché io non denigro nessuno, è per far capire che siete degli ignoranti su quella materia, ma non è grave, non è un'offesa, anche io sono ignorante in tante cose, ma lo dico, perché invece voi che magari alcuni lo sono, e non vogliono accettare che Kirby è il re assoluto perché la storia dell'arte lo dice. Perché se John Romita Jr. si ispira a Kirby e un artista si ispira a John Romita Jr., quell'artista lì si è ispirato a Kirby in realtà. Ma faccio questi esempi perché sono esempi che sul canale abbiamo preso. Se oggi il Dylan Dog si rifà sempre a Sclavi, è perché Sclavi ha imposto Sclavi, non Faber. La storia del fumetto ci ha imposto che i primi 100 Dylan Dog sono pezzi d'arte. E non ci vuole la laurea, basta leggere, perché oggi se si ispira ancora a Sclavi è perché Sclavi si è imposto, e non lo dice Faber, lo dice la storia, voi non potete cambiare la storia perché sto sul cavolo io con i commenti e con i video. Qua non si impone niente, qua ci si basa sulla verità storica, provate a dire che Sclavi non è una verità assoluta che è l'unico di Dylan Dog. Ditelo e siete degli ignoranti, perché lo volete ignorare, perché non vi va bene a voi, perché magari amate Zagor, Martin Mystère e Nathan Never, che sono importanti, ma quello che esce oggi non è paragonabile al vecchio. L'arte funziona così, l'arte ha dei capisaldi che se a voi non piacciono è un problema di gusti, ma l'arte non si basa soltanto sui gusti, si basa anche sui dati di fatti storici. Quindi ci potete girare intorno quanto vi pare, potete usare me come scamotage per dire che Zagor oggi è bello quando sapete anche voi che fa cagare, è quello unico bello fatto bene, è quello di Novetta Ferri e qualche altro magari artista, perché non soltanto quello, anche altri bravi artisti come Sclavi, tanti altri che ci sono approcciati hanno fatto belle storie. Il mio è un discorso generale, il mio è un discorso per far capire a tanti che amano il fumetto, che per amare veramente il fumetto non serve la laurea.
Non serve avere 10 in italiano per capire una sceneggiatura è fatta col culo, perché anche tanti altri non hanno nessuna laurea e sbagliano a parlare, eppure criticano e parlano dei fumetti. Tutti lo fate, e nessuno di voi è laureato in fumettologia, nessuno di voi neanche, c'è la verità, anzi voi basate sulle cavolate, perché dite che vi fa schifo Sclavi e elogiate, che ne so, Burattini o i Martin Mestre che escono adesso. Questa è ignoranza. Dire perché l'arte non si fa quando si fa una divulgazione, bisogna anche mettere l'oggettività davanti gli occhi. Ma di cosa fa? È inutile che sento tutte queste cose per cercare di screditare uno che cerca di portare, di far capire qual è il vero fumetto tra il vero fumetto e quello che non lo è. Ma di che stava a parlare? Ma di che stava a parlare? Poi sento dire che io mi lodo. Guardate che sono altri che hanno fatto video in cui dicevano che erano i più grandi esperti dei fumetti e adesso fanno gli agnellini. È inutile che fate... Io vedo fare delle coalizioni ridicole. Perché sento dire che addirittura io mi lodo. Io non ho mai fatto un video in cui ho detto io sono questo, io sono quest'altro. Io ho sempre cercato di fare dei video, anche a volte goliardici. Ma se voi l'ironia non la capite, non la cogliete, provate con i pomodori! Urla, io faccio quello che mi pare, e se io a volte mi arrabbio su delle cose è perché io ci metto la faccia e sto fatto così. Voi fate i video che voi potete fare i video che volete, a me non me ne frega niente. Sono veramente frastornato quando sento dire che io denigro gli altri quando non è mai successo. Qua l'unico essere denigrato sono stato io. Mi sono stati appioppati degli aggettivi che qualcun altro che avvocati, a me quante me ne sono state dette. A me mi hanno detto che sono malato di mente, mi hanno detto che sono da internare. Andiamo avanti? Sono stato anche aggredito fisicamente in una libreria. E io denigro gli altri, io non ho mai denigrato nessuno. Se io dico capra ignorante, è un modo gogliardico, non è fare finta di non capire che scherza. Anche Sgarbi, mio padre, Sgarbi lo fa. È inutile che va attaccato al mio atteggiamento un po' duro e un po' scherzoso, a volte gogliardico, perché siete ridicoli, siete pupà, basta fare finti agnellini, che fino a ieri fate peggio cose, fatela finita, e io fate le coalizioni, vi dovete mettere in 20, io dovete fare le coalizioni antifaberiane, non dite che le fate, perché tanto poi la gente si rende conto di chi, io quando faccio dei video e faccio una critica, la mia critica è sempre argomentata, ormai c'è gente che mi critica soltanto per partito preso, quando faccio le live in cui parlo ore e faccio delle analisi vere, voi dove state? Non ci siete, voi vi fate soltanto sentire quando c'è qualcuno che fa dei giri intorno a me. Quando ci sono delle cose che vanno intorno a me. Perché non vengo citato giusto, non vengo citato da nessuno, ma tutti quanti parlano e si capisce perfettamente che sono io. Visto che su questa piattaforma vige la regola del non citare gli altri, perché sennò poi dopo siete voi, perché io citerei anche le persone, ma visto che molti mi hanno detto se mi citi una sola volta vado dall'avvocato, visto che qualcuno ha fatto perché siccome con ste cazzate io rispondo video su video, a me perché mettere sempre in ballo gli avvocati, ma non state capaci a fare un video come faccio io, no, voi sempre dall'avvocato, siccome io non ho soldi da buttare e non ho tempo da perdere con ste cose, faccio il video e finisce là, perché questo qua fondamentalmente è anche un gioco, però voi siccome siete veramente, l'avete presa in una maniera incredibile, esasperante, esasperata, io non ce sto, quindi visto che fate delle citazioni, perché ne sono state fatte tantissime in questi almeno 2 mesi, io non ho risposto mai una sola volta perché so come ragionano alcuni. Quindi io a me non male sta mezzo a queste cose. Io YouTube lo vendo come una cosa in più. Non mi ci devo implacare. Visto che voi avete addirittura, cioè, state a sti livelli che per una cosa già state pronti con i fogli dei legali. Io faccio video su video. Quindi quando ci avrò a che fare con persone che se può parlare, nel senso che tu mi citi, io ti cito e finisce tutto qui dentro, ci sto. Ma visto che non si può fare, visto che tutti parlano, perché alcuni video che vedo, alcuni commenti che sento, sono chiari a tutti quanti, e sono chiari riferimenti a me. Voi non fate il mio nome, ma si capisce perfettamente che tutte queste appellazioni... adesso ho sbagliato la grammatica, correggete questo cavolo, voi correttori grammaticali di questo cavolo, correggete come questo, voi questo mi dovete correggere.
Perché fondamentalmente voi dovete fare le coalizioni che poi non capisco veramente la motivazione. Se io parlo male del fumetto che voi amate, ma che ve frega? Se a me parlate male di Dragonball, faccio il video, così magari ci faccio il video, ma finisce là. Non vado oltre come fate voi. Voi andate oltre. Io quando faccio dei video con gli artici in cui strappo un fumetto, in cui gioco, in cui mi arrabbio con il fumetto, e voi travisate, ho offeso questo autore. Ma chi ho mai, io non ho mai offeso nessuno, siete voi che state veramente col fucile puntato, state veramente... In senso metaforico, perché voi qua, se dico fucile puntato, voi pensate che sto... Cioè, in senso metaforico, no? Ma si dice, stai sul chi va là, ogni cosa che si dice viene subito sottolineata, eccetera, eccetera. Cioè, quindi se voi non capite che io faccio queste cose anche a volte per goliardia, che voi non capite, a me non me ne frega. A me non frega nulla, però... E una volta, e due, e tre, perché tutte queste cose sono tutti riferimenti chiarissimi a me, che io accetto che li fate, però voi dovete accettare se faccio il video, no che poi mi sento di, vado dai sedi legali, a me mi dà il cazzo sta frase qua, ma state capaci a fare un video, dire Faber 91 e dimmi questo, io non ce vado, io vi rispondo con i video, perché voi dovete sempre di sedi legali, io non faccio video e non cito nessuno, perché sennò poi voi dite sempre questa parola qui, tirate fuori le palle, fate il video, fate il mio nome, io vi giuro che non vi dico niente, ditemi quello che mi dovete dire. Oppure facciamo una live tutti insieme. Qual è il problema? Tutti questi antifaberiani, io accetto chiarissimo, io sono prontissimo a fare delle live. Facciamo delle live. Qual è? Una live in confronto con tutti quanti. Facciamola. Tanto, questo qua è un gioco, forse non l'avete capito, è un gioco in cui... È il gioco della rete. Ma quando si arriva che io vedo veramente dei riferimenti che sono a me, ed è più, però non mi citate, voi non mi citate, però se io dovessi fare un piccolo riferimento, voi sarete già che i fogli da avvocato in mano. Cioè a me sta cosa mi dà fastidio, perché a me non mi serve, io faccio video e rispondo con i video. Invece di dire che denigro le persone, che dico capre, che il mio modo non mi va bene perché non si deve urlare, non si deve fare questo, ma io faccio quello che mi pare, ma fate una risata, ma ridete, che se io dico a Martin Mister è bello e brutto, faccio 2000 visualizzazioni, 1500, e faccio vendere il fumetto vostro, a me mi dovete ringraziare, perché voi mi dovete in 10 per fare i video che faccio io, voi mi dovete in 10, fa le coalizioni che poi va male a voi, perché se io smetto di parlare di Zago, se io smetto di parlare di Martin Mister e tutti gli altri fumetti, e il peggio è a casa e dice che non fa più pubblicità, perché forse qua non siamo resi conti che qua l'unico che ci guadagnano è la Bonelli o chi per lei, quindi è peggio per l'altri, è per il fumetto chiamate, perché lo sapete bene che se io faccio un video di Zago o faccio un video di qualsiasi altro personaggio, fa più di voi, e invece di essere contenti che si fa pubblicità a quel fumetto che magari ne parlo male, no, dovete rompere perché invece va bene, fatelo, va bene, però accettate che se uno, una volta, due, tre, quattro, vede dei riferimenti o delle cose, se fa un po', no, ci dà, io rispondo, fatelo anche voi, io vi dico sempre, fate il mio nome e cognome, io vi giuro che mi vado a buttare soldi da avvocato, non ce vado a fare, però non le fa manco voi, perché se voi mi citate, e io vi rispondo, voi dovete starci a qualsiasi risposta che fa, ve do. A me se no che gioco è? Che voi vedrete tutto quanto e se vedi una cosa io vi la piagne, oppure vedete fare le coalizioni nei gruppi privati, nei chat, quelle quattro che mi arrivano puntualmente tutti i giorni, perché voi fate i gruppi, i chat, ma ci sta sempre la tarpa che mi manda i screenshot delle cose. Quindi cioè, io quello che voi dite e fate, io su tutto quanto, lo so benissimo, già lo so. Cioè, quindi fondamentalmente... Vi ripeto, visto che se fanno video, se fanno commenti che sono chiari in riferimento al sottoscritto, però vige questa regola di non citare l'altro per evitare, con me, a me mi potete citare, a me potete fare quello che vi pare, tanto io sono ragazzo tranquillo, pulito e vi rispondo col video. Se invece voi avete questo problema che state con il naso storto, se qualcuno vi cita e siete già punti con legale, allora io a sto gioco purtroppo non ci posso stare, devo far giocare da soli. Però, visto che... Tutte queste cose che sento dire sull'imporsi, il denigrare, qua se impone niente, io mi baso sulla verità. Se Miller ha fatto delle opere capolavori e non lo dice Faber, ma lo dice la storia. Io mi baso sulla storia dell'arte. Non mi baso sul mio gusto. A me Miller mi fanno cagare alcune sue storie, però le leggo per forza perché devono essere lette se siamo il fumetto. Se il fumetto non l'amate e amate 4-5 testate, fatelo, ma non potete a chi invece ama il fumetto e deve leggere e sapere conoscere queste storie. Dovete leggere Jeff Loeb e Tim Sale se amate il fumetto americano. Sennò che cazzo leggete a fa?
Che cavolo dite, la chiamate il comics americano se non conoscete chi ha inventato, cioè, ma un po' di visto che qua si parla di culture, ma se amate Batman, ma mi viene in mente riconosce chi l'ha scoperto, quali sono le storie fondamentali, perché è così importante, alcune storie sono state così emblematiche. No, voi le dicete basta senza manco sapere che roba è. E questa è cultura fumettistica. Mi piace Batman? Mi leggo le storie fondamentali, mi vado a capire perché è importante, chi sono gli autori primari, perché da chi si sono ispirati, e magari vado a leggere quelle storie che l'hanno ispirato. Mi vado a prendere poi in base magari, ecco, lì magari al mio gusto c'è un autore che mi piace, mi recupero da Run. Così si fa, si studia, tra virgolette, e si ama veramente un personaggio. Poi se voi leggete i fumetti che vi pare a voi, fatelo, ma non rompete a chi come me vi dice che queste storie sono fondamentali, perché è la storia dell'arte che ce lo impone. Perché provate a dire che Sky vi fa schifo, vi fa schifo a voi, e siete delle capre perché ignorate che è un grande. Cioè, questi discorsi, e non è denigrare, è un dato di fatto. Se voi amate la musica e dite che fanno schifo, la musica rock e dite che i Zeppelin fanno schifo, se dite che amate il cinema e vi fa schifo Orson Welles, voi non amate il cinema, voi leggete, vi piace vedere dei film, ma non siete amanti del cinema, perché per amare il cinema è un'arte, e come arte ha questi maestri che sono importanti conoscere. Ma cosa cavolo dire? Ecco perché invece è un cavolo, è il fumetto uguale. Il fumetto è uguale, è un assolutismo, è così, non lo dico io, è l'arte, è la storia. Come si fa a amare il fumetto in una masclavi? Come si fa a mazzagole di quello che oggi esce bello e di quello che dovete fare è brutto? Ma che sarà di? Ma non funziona così, a gusti potete dire quello che vi pare, ma quando fate queste affermazioni, non so affermazioni, sono cavolate, sono eresie, punto di punto di punto di punto, metta punto, sacco punto, metta punto, di arrabbiatura. Ecco. Questo è il discorso. Su sto canale funziona così. Su sto canale Kirby è re perché la storia ce lo ha imposto. Perché tutti gli artisti sono... Non esiste un disegnatore meglio di Kirby nella storia. Dragon Ball è il manga... Come si fa a dire che amate i manga se non conoscete Dragon Ball? Che oggi, nel 2024, ancora tutti i battle che escono sono ispirati a Dragon Ball. È come dire che siete cristiani ma amate la Bibbia. Non ve se può... Ecco perché vi dico che siete delle capre ignoranti. Per questo motivo qua siete delle capre. Perché io amo i manga, quindi non si dice amo soltanto un fumetto, amo i manga, e se tu ami i manga non puoi non conoscere Dragon Ball. Se invece dici a me non me ne frega niente, mi piace soltanto il fumetto XXX, ok, ma non rompete a chi come me su sto canale lo affronta in una maniera un po' più a volte seria, con delle basi, perché l'arte è base, come la musica, come il cinema, come il teatro, e come dire io sono amante del teatro, non mi ha visto Eduardo De Filippo. Non ve se può sentire, è questa la disinformazione, e io non ne va più a da me sui modi, e su come imporsi, non è questione di imporsi, è questione di a voi cosa vi piace, il fumetto come arte, o vi piace leggere quello che vi pare? Leggete quello che vi pare, ma chi su altri canali ama il fumetto in modo generale, non si può sentire, torga, non vi piace, e non si può sentire. Perché sono i fumetti più belli al mondo, sono quelli più importanti, che tuttora ci si ispirano. Cioè, ma che discorsi so? Ma che discorsi so? È inutile che voi fate queste cose. Perché tanto poi la voce, come qualcuno dice, ognuno ha il creator che si merita, ecco appunto. Voi, già sta cosa va sempre a sminuire chi? A parte il sottoscritto che si sa che so io, ma va a sminuire magari altri creator. Ma che vuol dire? Ah, ognuno ha il creator che si merita. Come dire, ci sono i creator di serie A e i creator di serie B. E che tu dici che tu giochi in A? È capace che tu giochi in serie C, in serie D? E infatti i famosi numeri poi lo dimostrano. Cioè, ma che sta? Urla! E io urlo perché mi arrabbio, perché pure voi siete arrabbiati. Però voi non lo fate vedere, voi fate i finti, fate il sorrisetto che è finto, ma dentro se ne peggio quando mi arrabbio io. Perché lo so, i video che faccio nome di voi, lo so cosa ci sta dietro un video, quindi mi piate per culo. Non piate per... Io so, è inutile poi che sento di... Perché quando avete detto ad Alessandro Agnologi che... Perché il riferimento era a lui, che lui ogni volta ripete sempre che lui è vero, ma fate affari vostri! Lo dico proprio, ma che me frega? Quando avete detto a Alessandro, basta dire ogni volta nei video che uno è vero, se si dimostra. Ma fate, ma affari vostri! Se Alessandro, oggi nei suoi video vuole ribadire che lui è vero, lo dice. So cavoli sua, ma che... Ma voi siete voi che imponete agli altri come devono fare video? Siete voi che imponete... Dobbiamo farli così, dobbiamo farli così, ma io faccio quello che mi pare, come dico io! Ma che mi frega? Tanto poi, visto che ci avete tutte queste frasi, tutte queste parole che vi riempite la bocca, eccetera, eccetera, poi i fatti te lo dimostrano. Io ho 3.000, io non ho neanche 3.000 iscritti, anche perché molti, visto che alcune coalizioni funzionano, ma io faccio gli stessi numeri di quelli che c'hanno 10.000!
Perché la gente, io mi rendo conto a volte di essere un canale un po' divisivo, ma quello che io dico, molti lo sentono e ci si identificano. Poi che io sbaglio, sono il primo che lo dice. Ma io non mi sono messo mai a dire a quello youtuber sbaglia se sbaglio, gli vado a criticare i modi, gli vado a dire come si deve comportare, gli posso dare dei consigli, ma io faccio un privato. Cioè, ma voi state sul peristato di che? Da serie F. E ripeto, questo video non è riferito a nessuno, mi dissocio, se voi mi scrivete qua sotto i nomi di altri youtuber, io mi dissocio, è un discorso generale, come quello che fanno gli altri. Finché non vengo citato, io non rispondo. Questo è un video generale, su un commento letto di qua, un accenno di video da una parte, cioè è un assemblamento di quello che ho letto in generale su YouTube, da tutti i tipi, quindi non ce l'ho con uno. Il mio non è lo scopo di avercela con qualcuno. Però, ripeto, se fate il mio nome, io non vado da avvocato. Vi rispondo col video, perché a me non mi serve. Invece voi siete ridotti, perché poi c'è sta gente veramente che fuori tempo massimo, veramente, dei discorsi, neanche i boomer, perché ci sono persone che magari sono grandi di età, tipo Giovanni, il mio amico Giovanni De Guardi, un grande, eppure mi pare che lui critica le critiche quando deve fare, le cose le dice, ha una visione molto in avanti, magari sì, c'ha uno spirito conservatore, ma ci sta, però lui mi pare che molte volte si è dimostrato molto più aperto di mente di tanti altri, che ci stanno certi che stanno veramente fuori tempo massimo. Alcuni che fanno video, per me, e non è offesa verso di loro, però secondo me, stanno fuori tempo massimo. Perché da quello che sento dire, perché ci stanno certi che parlano con la lingua degli altri, dicono le cose che pensa un altro, il conformista, no? Che oggi dice quello che sente uno, poi domani sente un'altra campana e ripete a pappagallo. Alcuni fanno questo. Io almeno, porto e dico sempre la mia, ecco, la verità che secondo me è quella, non è che la impongo, secondo me però lo è, io lo credo e ve la riporto. Almeno però il mio pensiero, non faccio con ciò cervello che ragiona col cervello degli altri, che mi diceva Gabber, di notte, c'è il conformista di notte sogna i sogni di altri sognatori, ecco, c'è gente che parla usando le parole dell'altro, che poi il giorno dopo cambia un'altra volta, cioè, così. Ripeto, è un discorso generalista. Io in questo video, come ho già detto, non ce l'ho con uno youtuber in particolare, non ce l'ho con un commento in particolare. È un discorso generale che ho sentito, da un estratto di un video, da un commento di qua, cioè in generale, non ce l'ho con nessuno. Non ce l'ho con nessuno, come quelli che dicono queste cose che dicono che io sono megalomane, che ho tutti quanti, mi metto sempre in mezzo io. Certi riferimenti, certe affermazioni sono nettamente, si capisce che sto riferendo a me, però non vengo citato, quindi se non vengo citato può essere tutto, quindi anche questo video può essere tutto quanto, è soltanto un mio piccolo sfogo, è un mio piccolo modo per chiarire alcune cose. Quindi, come viene detto, ognuno segue il creator che si merita, che è una frase veramente... per me, vomitevole, che vuol dire? Uno c'ha il creator che si merita, che sta, i creator di serie A e di serie B, e chi lo dice, chi dice sta cosa, è di serie Z, e se pensa ad essere chissà chi, poi dice agli altri che uno si impone, si autocelebra, ma ci stavano certi, che adesso ci fate comunella, che dicevano che erano i più bei esperti di tutti quanti, che tuttora solo sentono, io sono meglio di questo, sono meglio di quell'altro, se lo dicono da solo, e poi hai i numeri pratici, ma chi me caga? Ma come chi me caga anche a me a volte, perché mica io sto, infatti io come sempre, io sto alla pari dell'altri, non sto né sotto né sopra nessuno, io sto molto avanti alla pari, ma certi che si autocelebrano, non so io. Io non ho mai fatto video dicendo voglio gli iscritti, voglio le visual, io sono il migliore di tutti quanti, io sono il più bravo esperto YouTube dei fumetti. E non ce l'ho con uno in particolare, ripeto, non ce l'ho con uno in particolare. Finché questi qualcuni non fanno i nomi invece di stare nei chat privati e non fanno il nome mio direttamente, io non ce l'avrò mai con nessuno, perché se a me mi fate in video e io vi rispondo e c'è dove sta come rispondo però. Perché se si sotterfugge sono ridicoli, perché poi mi arrivano. Questo è quello che penso e ve lo dico in faccia a tutti quanti, a tutti quelli che hanno detto queste cose. Poi, vi sentite presi in causa? Fate il video, fate quello che vi pare. Ma io non ce l'ho con nessuno in particolare. È un discorso generalista. Mi dissocio se qualcuno mi scrive ce l'ha con lo youtuber X. Mi dissocio, poi voi potete scrivere quello che vi pare. Ma se fate qualche nome di qualche youtuber o di qualche commento che ha detto di qualche utente, io mi dissocio. Finché quello youtuber, quello utente X
Non dice il nome, perché io sul mio canale faccio, non ho mai avuto la pretesa di, io mi sono, la mia pretesa è sempre stata quella di divulgare e di far capire quali sono quegli artisti importanti secondo la storia. No, secondo me, perché se Dragon Ball è il manga più bello mai fatto, è secondo la storia, non secondo l'imposizione dei fabbri. Bravo Pupazzi, ma la conoscete la storia? Pupazzi generalista, in modo generale, goliardico. Come dice Sgarbi mio padre, capre, capre, ignoranti, nel senso che ignorano certe cose, o fanno finta di ignorare per mascherare la verità, perché la verità è quella. Ogni arte funziona così, non ve sta bene, purtroppo non lo dico io, pure a me alcune cose adesso che mi fanno addormentare. Sono ignorante che non l'ho letto, però ne riconosco l'importanza, e magari me le vado anche a leggere se sono così veramente importanti, visto di amare tanto il fumetto. Perché amare il fumetto è anche capire certe cose che magari non riusciamo a capire, ma approcciarci anche a quelle... Poi se non mi va di farlo, non lo fate, ma se qualcuno lo fa e poi ne capisce l'importanza e secondo lui quell'opera è meglio di quell'altra, lasciatelo restare, perché se voi non vi ci approcciate e per partito preso dite no perché seguite soltanto il vostro gusto, perché come bella la continuità, com'è bella la continuità di Nathan Never, perché per me è una palla, è bella anche quella di Drago Nero. Però se non l'avete letta e il fantasy non è il vostro genere, allora vedete cosa intorno, no? Com'è complessa la continuità della Never, lo è anche quella di Drago Nero. A me la continuità mi fa cagare, siete Drago Nero, siete la Never, perché a me la continuità mi piace. Però non dico che sia malfatta. Per me è allungata per 400 numeri, è un'esagerazione. Vi piace? Fate bene a dire che è bella. Però dovete essere coerenti, perché se è bella quella della Never, è bella pure quella di Drago Nero. Vedete l'incoerenza. Poi per carità, anche io a volte avrò sbagliato, io non sto dicendo niente. Ma di certo come qualcuno dice che io mi sbaglio a parlare, la laurea in qualche cosa, ecco, le lauree, a parte che per me tutti quanti quelli che parlano dei fumetti, compreso io, non c'abbiamo nessuno c'ha la laurea di parlare, però c'è sta magari chi si basa su, a me non mi cerco di basarmi su delle cose, e chi invece si basa solo sul proprio gusto, vabbè, fatelo, ma non rompete a chi invece si basa su delle cose oggettive, basta. Quindi, spero di avere... Questo qua era un foglio in cui mi sono... Perché qualcuno dice, sta a guardare. È un foglio in cui mi sono annotato certe cose, se poi mi scordavo che poi manco ho guardato solo due volte, ma in realtà non me ne frega niente. Che io tutto lo guardate, vedete? Ho delle cose che mi ero scritto, che tanto alla fine non ho detto, perché erano dei punti che volevo dire, ma vaffancina, manco mi dico, cioè manco ho seguito alla fine, quindi qualcosa sicuramente mi sono scordato. Ma questo è il concetto di base. Quindi, pensate ai vostri canali. Se ci avete da dirmi qualche cosa... Invece di farmi queste finte citazioni, fate il video in cui dite Faber 91, perché qualcuno ha fatto il video mettendomi in copertina dicendo che io sono il peggiore, che io ho fatto la denuncia! A pupazzi! Mettete invece in copertina, fate quello che vi pare! Però vi fa comodo parlare di Faber 91. Perché molte volte va fatto comodo parlare. No, con dire a me da visualizzazione, delle monetizzazioni. Gente che mi dice a me che io ho monetizzazione e segue altri canali e siete pure abbonati agli altri canali, non sta la coerenza. Voi dire, quello lo fa per visualizzazione, però voi seguite altri youtuber che fanno gli stessi numeri mia, c'hanno gli abbonati e voi siete pure abbonati a quei youtuber o siete iscritti a quello che vi pare. Quello lo fa per passione e c'ha gli abbonati della monetizzazione. E io invece non lo faccio per passione, quando qua sono l'unico che ci mette la passione. E dai, e fatela finita, oh. E fatela finita. Tutti quanti a dire, quello quattro. Poi pare qua l'unico che ci avventava. Io sono 4 anni che sto qua a rete, non mi sono mai smesso. Ma di che state a parlare? Invece altri che sono tornati, che sono spenti, che sono ritornati, che hanno smesso, ricominciato, hanno cambiato idea, hanno cambiato il nome. Fatelo! Ma io sono sempre stato coerente, eccomi qua. Poi per carità, avrò cambiato idea su qualche cosa? Tutti cambiano idea! E tutti cambiano idea, perché a me c'è stata gente che diceva che era il migliore di tutti, e mo sono tra il peggiore. Quindi tutti cambiano idea. Tutti cambiano idea. E ripeto, io mi dissocio se qualcuno mi fa qualche nome, perché io non ce l'ho con nessuno. Il mio è un discorso, lo dico per la quarta volta, un discorso, perché poi dopo mi a dirmi, tu ce l'hai con me. Io ce l'ho con quello che mi cita. Chi mi avete citato? No, allora ce l'ho con voi. Quando fate il nome, quando dite Faber 91 nei video, invece di scrivere soltanto dei video in cui mi mettete in mezzo a me, di fare dei commenti in cui sono chiari di riferimento a me, e no perché sono megalomane, perché sono altri che mi segnalano, quindi sono altri che l'hanno capito. Come magari questo video può essere inteso da altri. Stesso discorso. Io questo video ce l'ho con chi ha detto Faber 91. Con chi l'ha detto Faber 91 io mi dissocio. Quindi se fate un video in cui nel prossimo video dite Faber 91, va bene, accetto, per carità. Io non vado da avvocato. Se voi invece voi avete questa mentalità, quindi c'è sta manco il divertimento. Perché c'è il divertimento, io mi diverto con chi fa così. Perché io faccio soltanto video e basta, finisce là.
non violo nessuna legge, non insulto nessuno, non impongo niente, porto soltanto le mie idee, e se qualcuno travisa, perché quante volte nel video in cui io critico un albo, lo strappo, e dico sempre, ce l'ho con la storia, non con l'autore, e voi invece dite che ce l'ho con l'autore, secondo voi, la mia verità, sono io che ho strappato il fumetto, sono io che ho detto delle cose, se la mia parola dice che io non ce l'ho con l'autore, dove sta la verità? Alla vostra interpretazione o io che vi dico dopo che l'ho strappato, guarda io l'autore, a me sta pure simpatico, però qua sta storia, ha preso una cantonata, come ho fatto con Recchioni? Recchioni mi ha scritto, ho strappato il fumetto, io ti amo, perché lui è meno ironico, altri invece, che poi fanno tanto, tanti artisti che voi difendete, e poi mettono, non fanno esprimere ai disegnatori la loro massima libertà, perché come è successo Fortunato che si è lamentato questa cosa, ma si è sempre saputa, e i suoi famosi coming out, no? Quando tutto si sa, ma finché c'è sta quello che lo dice, tutti, come in questo caso, tutti quanti sanno che i riferimenti sono a me, ma nessuno lo dice. Tutti quanti gli autori, tutti quanti, molte volte capita tra uno sceneggiatore e uno scrittore c'è sta quello che può fare il comandante e ordinare all'altro come imporsi. Fortunato che ha detto... a me mi ordinavano come devo fare le cose. Ecco, certi autori che voi difendete, sappiate che si sentono questo grande cavolo, che fanno degli errori madornali, che voi continuate a non dirlo, e trattano artisti che lavorano da 30 anni, quindi quanto loro, che sono alla pari, come se fosse l'ultimo arrivato. E voi dite pure che bravi! Ma di che stanno a parlare? Poi dice, i figli, dobbiamo divertirci. Io mi diverto pure a farsi video, perché servono. Perché se sento di denigrare le persone, se sento di che io... E impongo le cose quando io mi baso solo sulla verità storica di un'opera, che poi vi può piacere o non può piacere, sono cavoli vostri, ma è importante, lo dico. Se mi sento dire che io, tutte queste cose che ho detto prima, uno deve mettere i puntini. Cioè, perché se può, perché non è una volta, è un continuo. Ma voi fatelo, però accettate se io vi rispondo, che io sto zitto dalla mesata. Cioè, ho fatto video l'altro giorno su altre cose, ma io sono pazzo, in realtà sono un par di mesi che non... Però dopo un po' mi stufo. Perché è un continuo, cioè, quindi ragazzi, questo penso che sia tutto quanto, e questo è quello che io penso, questo è un discorso, ripeto ancora, generalista, che non è riferito a nessuno, ma è preso dai vari commenti, dai vari video, alcuni pezzi di video che ho sentito in rete, poi se qualcuno, come qualcuno, perché vuole, faccia nome e cognome, va bene, io ho sempre detto, titolo, tanto fate una bella figura, dite Faber 91, io non vado all'avvocato, a me non mi serve andare all'avvocato, voi c'è da spendere i soldi? Voi c'è da perdere tempo con ste cazzate quando fate un video? Non è più divertente? Qua stiamo a fare video su YouTube, non stiamo a fare nient'altro. Visto che per voi non è il lavoro, un conto come del lavoro. Vi sto, come si dice, qualcuno sta infangando il vostro lavoro, perché no? Stiamo a fare video in cui parliamo di fumetti. Poi c'è sta chi c'ha la monetizzazione attiva e dice che e c'ha anche gli abbonati che voi seguite, però loro lo fanno per il lavoro, quindi vanno rispettati e lo devono fare. Invece se lo fa Faber, no, lo fa soltanto per le visual. Tutti i titoli clickbait, quanti di voi che dite titoli clickbait, poi c'è sta chi lo fa e lo seguite e dite pure che è bravo. Ah, se quello fa il titolo clickbait, se c'è sta uno che vi sta simpatico, che fa il titolo clickbait, va bene. Se lo faccio io perché vi sto antipatico, perché poi voi neanche vi andate a informare, perché almeno io quando sento delle cose vado a sentire bene quello che viene detto, prima di fare di qualche cosa. Invece voi, per partito preso, perché vi sto antipatico per partito preso, perché non accettate, non volete ascoltare le critiche che io faccio, poi potete condividere o no, però... In molti siamo che la pensiamo in questo modo. E allora, come si dice? Voi pensate veramente che tutto quanto quello che dite voi è sempre giusto e quello che dico altri è sbagliato? Cioè, voi ascoltate quello che vale a voi, in poche parole. E io non ci sto, perché io, a me quando è così, sto gioco non mi piace. Deve essere un gioco equo. E qua di equo... C'è stato soltanto che l'unico che si è beccato veramente le frasi pesanti sono stato io. Quindi ragazzi, spero di aver detto tutto quanto, più di mezz'ora di video. A me non interessa, io mi dissocio a qualsiasi altra cosa. È soltanto un video per chiarire delle cose che circolano in rete su di me, che voi mi avete segnalato, perché io a me ieri sera su WhatsApp mi sono arrivati 3 e poi altri 2, quindi sono già 5 e so pochi, e poi mi sono andato a vedere, c'erano delle cose che ho visto di qua e di là, non riferite a uno in particolare. Quindi questo è veramente tutto, e... ragazzi, poi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, potete dire quello, io qua sotto potete dire quello che vi pare, io non bando mai nessuno, infatti, perché qualcuno ce l'ha pure detto, ah, ma io non ho mai bannato nessuno,
ho bannato soltanto quando sto le cose pesanti, ma mi pare che il canale mio è il canale più aperto di tutti, perché qua ci si può venire a lamentare. Da altre parti, se vi lamentate, manco vi rispondono, manco vi ascoltano. Quindi, insomma, più chiaro e sincero, da 4,5 anni che sto qua, di così non si può. Quindi, detto ciò, io non porto rancore a nessuno, lo dico, poi se a fine video, non porto rancore a nessuno, a testa alta, perché quello che faccio io, lo continuerò a fare, perché quando mi baso su delle verità artistiche e storiche, non si può fare niente. Ve dà fastidio? Io mi baso, sull'arte, sull'importanza degli autori X, sull'opera X, e anche su quello che poi il pubblico riscontra, perché tanti che tanto è, di Andocket X non so quelli più venduti in Borelli, perché il pubblico li ama, poi a gusti vi piace più un altro, anche questi qua sono dati tecnici, quindi insomma, vabbè ragazzi, se no qua finisce più, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate.